Guarda che uscita. Attenzione, come si infila. Oh mio Dio, come si infila. Ciao carissimi e benvenuti in questo nuovo video. Oggi vi faccio vedere il track day che ho organizzato e tutte le sfide che ho ripreso tra voi e le vostre auto commentate da me. Siccome spesso vado anch'io in pista e una delle cose che consumo di più in pista sono ovviamente le gomme, oggi vi faccio vedere in collaborazione con Idealo come le acquisto e come risparmio. Sia se dobbiamo comprare gomme di alta qualità, quindi da montare su auto che devono grippare, sia da montare su auto che in realtà le devono bruciare perché fanno drift. Apriamo la nostra app, Idealo. In basso a destra selezioniamo prodotti, poi selezioniamo auto e moto e poi selezioniamo pneumatici estivi. Complimenti ai creatori dell'app perché hanno inserito questo. In alto a destra, premendo filtra, possiamo andare a compilare moltissime voci, tra cui la misura dello pneumatico, per essere sicuri quindi che le gomme che andremo a comprare rispetteranno il codice della strada. Inserisco la mia misura, inserisco il mio indice di velocità, dopodiché in alto a sinistra ordino per prezzo totale crescente e abbiamo le nostre bellissime gomme. 33,85 euro a gomma. Queste sono da bruciare. Ci tengo a farvi sapere una cosa molto importante: tutti i prodotti che sono sullo shop, per essere sullo shop devono rispettare dei criteri di selezione molto rigidi. Idealo è un'app che serve per confrontare i prezzi, quindi prende le offerte che ci sono online e compara oltre 145 milioni di offerte da oltre 30.000 negozi online. Ultima cosa molto utile: se voi cliccate per esempio sullo pneumatico che volete e andate verso il basso, potete vedere l'andamento del prezzo, che in questo caso è decrescente, e grazie a questo grafico potete capire quando è il momento migliore per fare il vostro acquisto. Volendo potete anche mettere la allerta prezzi in modo che l'app vi avvisi quando il prodotto raggiunge il prezzo che volete spendere. Buon risparmio! E adesso andiamo a vedere che cosa avete combinato in pista. Benissimo, partiamo subito a bordo della R33 Midnight Purple GTR. Perde leggermente il posteriore, sta inseguendo una Lotus, quindi potrebbe essere molto difficile, però in realtà gli sta molto vicino. Guarda come si è avvicinato adesso, abbiamo davanti anche una DS3 Performance. Guarda che uscita, attenzione come si infila. La DS3 sta larga, si infila anche davanti alla DS3. Oppla, ogni tanto sovrasterza, nonostante la trazione che diventa integrale quando buttate giù al massimo il gas. Ma tu guarda che velocità, 160, e ha staccato tardissimo. Abbiamo davanti una Legend che passa agilmente, le Legend ovviamente vanno più forte, però bisogna prenderci molto la mano. Piante in prima, abbiamo davanti una Evo. Che accelerazione da fermo, vediamo se riesce a prendere la Evo, non sarà facile. Va la Evo, ok, per il momento raffredda, quindi accende le quattro frecce, è ripartito, davanti ancora la Lotus, evidentemente è stato sorpassato mentre raffreddava. Piccolo sovrasterzo, Lotus sta larga, lo fa passare,
quindi via. Abbiamo davanti una... Oh, oh, attenzione, prova all'esterno sulla Giulietta. Mamma mia. Ok, adesso abbiamo il rettilineo, quindi dubito fortemente che la Giulietta possa stare davanti. Vediamo. Tengo a precisare che questa R33 è completamente originale. Eh sì, va decisamente molto più forte. Questo giusto per dire che le GTR originali, ci sono quelli che dicono che non vanno niente. Ok, sono molto sicuro che ci sono salite sopra. Mamma mia, come si avvicina di nuovo la DS3, si infila. Quello ha staccato bello cattivo. Pianta di nuovo in prima, tornantino. Lascia scorrere il volante e via. Spettacolo, spettacolo. Siamo a bordo adesso della Lotus. Sentite il volumetrico. Ha messo il NOS, ha messo il NOS, ha girato le cose. Ok, se la sta prendendo comoda, perché con un Lotus poteva staccare molto più in là. Urca miseria, 208 GTI, questo l'abbiamo visto anche nel video precedente. Ha davanti una Punto Abarth e un Saxo VTS. Li passa agilmente. Abbiamo davanti una Clio come quella che avevo io, che quindi non sarà sicuramente un problema. Si infila interno al curvone. Qui invece lascia passare una Mito. Forse si è accorto che andava più forte, o forse stava raffreddando, non lo so. Questa l'ho vista un po' pericolosa in esterna per il Serie 1. Non so se ha passato la stessa Mito di prima che stava raffreddando. Ha davanti adesso una 206, quindi vediamo vecchia Peugeot contro nuova Peugeot. Attenzione, si lancia. L'ha lasciato passare, ma comunque sarebbe andata più forte. Ora siamo su una Impresa. Freno a mano nel tornantino. Spettacolo, spettacolo. Allora abbiamo davanti la 75, seconda in questo curvone. La 75 sta andando molto piano per farlo passare, quindi perfetto, si infila. Leggero sovrasterzo. Si lancia per prendere la Clio, che lo fa passare anche la Clio. Adesso abbiamo davanti un Golf 5, presumibilmente GTI, e anche lui la fa passare. Ma non ho capito, tutti hanno paura di questa Subaru? Tutti la fanno passare? O semplicemente stanno raffreddando? Vabbè, adesso abbiamo davanti una, cos'è, un Ibiza vecchia, quindi questo non dovrebbe essere un problema. E invece non lo fa passare. L'unico che non lo fa passare è il più lento di tutti. Guarda che roba. Pericoloso, eh. Pericoloso in esterna. Qui pericoloso. Frena, oh mio Dio. Eh no, è in interna lui. Ok. Tornantino. Porca miseria. Ok. Passato con un fuorigiri. Abbiamo lì davanti una vecchia Supra. Cade la GoPro. Attenzione, viene recuperata dal passeggero, che continua a riprendere, ovviamente non molto stabilmente. Ok, sì, la lascia passare. E si trova davanti il Clio RS, che prima lo ha fatto passare, però sembra che a questo giro non sia intenzionato. Vediamo il Clio RS che si infila, passa FST e Punto Abarth. Vediamo sul dritto. Non entra la seconda, quindi questo fa perdere un pochettino sul rettilineo. Allora, il freno a mano in questo tornantino non lo so se fa guadagnare tempo o lo fa perdere, non ne ho idea. Però la Clio RS è ancora lì davanti. Adesso abbiamo anche il tappo del Serie 1. Passato internamente al tornante prima del rettilineo. Vediamo sul rettilineo. Niente, anche a fine rettilineo è ancora davanti la Clio. Qua già messo in seconda, bravo. Terza. Quarta. Niente, niente. Incredibilmente continua a rimanere davanti. Polo GT, il nuovo modello, passa la vecchissima Golf MK1, ma solo perché era appena entrata e stava scaldando, dopo la vedrete. E si trova davanti una Fiesta ST. Wow, come morbida dietro, eh? Molto morbida, guarda come salta. Questa Polo GTI ha anche il DSG, quindi oltre ad avere più cavalli rispetto ad una Fiesta ST stock, perché se non sbaglio questa era stock, forse era solo svuotata internamente, ha anche appunto la cambiata più veloce rispetto a un manuale, ovviamente. Vediamo che gli sta bella, bella col fiato sul collo. Vediamo. No, dovrebbe andare, sì, va decisamente di più. Un po' la scia, un po' il motore, un po' il cambio. Va decisamente più forte. Ok, siamo a bordo della Type R. Fuori giri in seconda.
Vieni passato dalla Fiesta ST modello nuovo, passa invece un Abarth e non c'è altro da vedere, perfetto. Ma allora sono le mie gomme che fanno cagare. Esatto, queste gomme. Questo sono io che provo un Abarth di un ragazzo. Quando prendono che le scaldi sul collo. TD04 con le Toyo. Ma la mia fa schifo in confronto. Dicevo che la mia Abarth in confronto come dinamica rispetto a questa faceva cagare, perché questa come assetto e gomme era molto migliore, oltre ad andare più forte, però io parlavo proprio di dinamica. TD04 e 240 qualcosa cavalli, credo. Sì, cazzo. Cazzo! Il cambio di direzione mi era piaciuto moltissimo, infatti stavo urlando. Bella, molto bella. Ok, adesso siamo a bordo della Golf MK1 che avevamo visto nel primo video, che sta scaldando qui, invece adesso sta scannando, ok, si è messa in gara. Questa qui monta swap motore Golf 5 GTD, quindi un motore diesel un po' spinto, su una macchinina che pesa niente. Sentite come ruggisce? Oh mio Dio, come si infila! Ha fatto anche un fuorigiri, tra l'altro. Guardala, guardala che tende a perdere il posteriore. Mio Dio, quanto va forte. Guarda che percorre. Oh, oh. E poi lui è un po' un pazzo a guidarla. Lui è il ragazzo. Fa passare il Clio RS che è un suo amico e poi affonda. Guardate quanto va. Con tutta quella coppia che c'ha in basso su una macchina che pesa niente. Questo qua è il ragazzo che lavora da Alfo Turbo e da cui sono andato in officina per alcuni lavoretti all'Abarth e da cui dovrò tornare per montare assetto e gomme. E niente, il suo amico non lo fa scappare. Urca miseria! Sa a giri bassi perché è sotto che spinge il turbo diesel. Vediamo se riesce a passare il Saxo VTS. Mette già in terza, guardate, per uscire proprio con un coppia incredibile. Guardate che roba. Quarta. Oh mio Dio, si infila. Non ci credo, si infila. È riuscito a infilarsi, incredibile. Guarda che roba. Qua rimane esterno perché forse è ancora nell'interno il suo amico. Qua arriva un pochettino impiccato, freno a mano per aiutarsi. E niente, rimane avanti. Ok, qui urla da maschio alfa, tutto normale. Questa è una Civic non VTEC 1400. Bel suono. Peccato non sia VTEC. E questa invece è un Mustang che faceva un po' di traversi. Si trova davanti, ok, la Ibiza di prima che riesce a passarla, diciamo, agilmente. Credo sia un Mustang V6. Passa anche il Serie 1 e finisce così. Bene carissimi, l'evento è terminato, è stata una giornata bellissima, abbiamo raccolto molte molte più auto di quelle che pensavamo, perché oltre alle prenotazioni si sono presentate qui tantissime auto, abbiamo intasato tutto. Vi ringraziamo per essere stati qui oggi con noi, ci vedremo al prossimo evento, non si sa ancora la data, dateci tempo di organizzarlo tra qualche mese. Grazie, a presto. Ero molto molto stanco e provato, come avete visto qua, comunque ero molto felice. Grazie ragazzi, a presto. Miami.